Allora, buongiorno e buona domenica a noi e buon lunedì invece a voi. Ma sono Giada. Sembri Giada? Sì. Allora, stamattina ci siamo svegliate, abbiamo fatto colazione con le brioche e ho preso delle brioche al pistacchio senza glutine, veramente buonissime, sono surgelate e se trovo la carta ve la faccio vedere dopo. Comunque, poi ho accompagnato Gabriele e Sabrina a catechismo e poi ho fatto il bagnetto a Pia, è uscita adesso, adesso le taglio le unghie, la vesto e tutto quanto, le asciugo i capelli e poi vado a preparare il pranzo. E Maurizio ha accompagnato Giada a messa, perché Cosa è appunto messa? è la messa, poi inizi ad andarci anche tu. Yeah. E niente, qui c'è Maisie, volevo farvela vedere, le abbiamo messo il collarino, ma le abbiamo levato il sonaglietto come mi avete consigliato voi e gliel'ho messo proprio stamattina, secondo me è troppo troppo carinissima con questo collarino. E lei ha paura ad uscire, però siccome qui c'è il gancetto per attaccarci il guinzaglio, magari mi piacerebbe poi portarla in giro. Io sono sfatta, spero stasera di riuscire a farmi la doccia. Non la faccio prima perché oggi non vi anticipo molto, ma faremo una cosa veramente molto carina dove suderò tantissimo. E quindi è inutile che la faccio adesso che poi risudo. Stasera, poi prima di andare a letto, mi faccio una bella doccia. Cioè, oggi veramente abbiamo più cose da fare dove si suderà. Comunque, adesso vado a vestire Pia e noi ci riaggiorniamo dopo. Allora, questa è la prima parte di lavoro che siamo riusciti a fare. Là c'è della roba che devo fare le foto e non so se mettere su Vinted, adesso vediamo un attimo, però almeno c'è il passaggio. Devo dare ancora una bella lavata a questo pavimento, però comunque almeno è calpestabile. Adesso devo andare a pulire il freezer. Fuori l'ho già fatto, infatti vedete com'è bello bianco, pulito. Dentro non vi faccio vedere perché fa schifo, però adesso devo andare a pulirlo. E poi invece da questa parte di qua, dove voi non vedete, devo ancora andare, cioè c'è ancora da fare, però visto che ho avuto mal di schiena e purtroppo il frigo lì ci stava come misure, ma non riusciamo a farlo passare dalla porta perché c'è il muretto col marmo e quindi non possiamo portarlo di qua. Non avevo calcolato che bisogna piegarlo, eccetera, eccetera, e quindi purtroppo non lo posso portare di qua e quindi resterà di là. D'altronde i miracoli non si possono fare.
Vi ho risparmiato il prima, ma il dopo ve lo faccio vedere. Eccolo qui, come se fosse appena comprato, più o meno, circa. Comunque, almeno me l'ho pulito. Adesso lo lascio aperto ancora un po' e poi lo riattacco, così poi ci andiamo a mettere le cose. Diciamo che il pozzetto così è comodo, ma non tantissimo. Nel senso che quando metti la roba laggiù in fondo, poi per arrivarci... E poi magari rimane sempre laggiù e te la dimentichi. E quindi devo stare più attenta, ecco, alle cose che metto e consumarle subito. E per adesso la roba sta tutta nell'altro freezer, quindi non c'è fretta di riaccenderlo, insomma. Quelle macchie lì sono macchie che ci sono, non riesco a levare, però almeno adesso è bello pulito e sono soddisfatta. Quindi adesso... appunto, lo lascio asciugare bene e poi lo andrò ad accendere di nuovo. Ma adesso passiamo alla parte più divertente della giornata. Adesso stiamo andando a fare i sacchetti di Halloween e poi vi facciamo vedere le diverse modalità. Modalità? Vabbè, cose. Quindi fantasie. Qua, fantasie. Questo qua ha le... Preghe. E sotto c'è scritto Happy... Happy casa. Happy Halloween. In realtà c'è scritto Happy Halloween. Max, invece questo qua Happy casa. Invece questo qua ha solo le zucchette, i pipistrelli e i teschi. E poi io vi fa vedere l'altra fantasia. Qui c'è scritto... No, qui non c'è scritto niente. Uno è con casa. Poi ci sono i gattini. Happy pipistrelli. Dillo più ad alta voce che ci sono i... No, ad alta voce i... Gattini. I gattini, i pipistrelli e la luna. L'hai riconosciuta da sola? Ma dove l'hai vista la luna? Ah già, hai ragione, sì, brava, brava Pia. Adesso mettiamo questo qui e iniziamo prendendo questo sacchettino, prendilo tu. Lo prendiamo. E dentro questi sacchettini cosa ci andiamo a mettere? Queste, le caramelle così in bustina. Anch'io. Un chupa chupa. No, questo qua è scritto l'altro, però va bene. Va bene. Deve avere le gommose. Che poi le siamo a mangiare. E poi le diamo ai bambini. Che poi ci vengono a fare... Non mi avete visto. Tac tac. Ma che fanno i bambini? Max, mettilo lì. Tac tac. Mettilo lì. Ma allora che bello. Dai, prendiamo uno. Come fai a parlare se tieni il ciupa ciupa? Posso, aspetta. Ah, poi non si capisce. Abbiamo preparato questi qua così. Ne abbiamo preparati 15. E dentro
sono avanzate delle caramelle, delle caramelle queste qua così piccole, e poi anche dei sacchettini che ci siamo già presi, ci siamo divisi e basta. Adesso andiamo a preparare o i biscotti, i muffin, e li mettiamo in forno perché funziona. Perché è giallo, gli è caduto addosso della paprika. Perché secondo me ogni 2x3 cadono. Dai, un giro di scotch. Dai lo scotch, dai. Dov'è? Questo? E quella non so dove mai. La mettiamo fuori lì a pensare dove c'è il coso così che ci ripara dalla pioggia. Allora dove lo mettiamo? Questi vetrini invece cosa servono? La mettiamo appiccicare ai vetri della porta, della finestra. Ma il metodo della finestra lo devo ancora pulire. Mettiamo l'anno prossimo. Se non mi passa il minuto magari mal di schiena. Perché ti sto appiccicando? Perché ho schiacciato parte, schiaccia parte. Così da... Mi servono le forbici. Qui, dove c'è... La arancione. Che schifo. No, non ho capito che senso ha. È bellissimo, ecco il senso. Se ne posso fare che cade. Ce la fai ad attaccarla di lì da solo? Mi fallo girare indietro un pezzettino che vada dietro. Ok, adesso lo tagli, se vuoi te lo taglio io. E poi questo qui lo fai passare sotto. Vabbè, anche se ne prende una, basta che lo tiene su. Oh, ho fatto! È bellissimo! Benissimo. No, ci dovevamo fare i muffin e stiamo lì. Adesso le facciamo. Dai, bisogna prendere i pipistrelli. Aspetta, che pipistrelli? Sono nella borsa sempre. Questi cosi volanti? No, quelli lì sono da appiccicare alle finestre. Devo cercare il video. Aspetta, ma anche quelli, sono la stessa cosa dell'altro. Via. Io faccio di qui. Sì, però devi prendere la sedia, se no non ci arrivi. Questo bellissimo sfondo di Halloween, facciamo i muffin che, se la mia regista mi passa la teglia, vi faccio vedere. Li andiamo a fare appunto a tema Halloween con le gocce di cioccolato, come si chiama, con queste forme, sì. Vediamo quanti ne vengono e speriamo che vengano bene. E quindi adesso cominciamo la ricetta. Poi vi lascerò il link qua sotto perché non è mia, ma è del canale Zero Glutine 100% Bontà.
pasta e fagioli che era buonissima. E spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Spero che il nostro cucinare vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Ciao.